ci troviamo a Parigi? No, non ci troviamo a Parigi. Però mi piacerebbe tantissimo stare a Parigi. Sarebbe bellissimo con la Tour Eiffel e poi andare a Disneyland, sarebbe stupendo. Invece no, ci troviamo nella casa delle trote, ma che come vedete oggi è stata svuotata per l'occasione. Perché guardate qui cos'ho. Ho dei colori per dipingere. Ho proprio tutti i colori. Il viola, il blu, il verde, il rosa, il bianco, l'arancione, il rosso e il giallo. Tutti tutti. È tutto l'occorrente per dipingere. Ma voi vi starete chiedendo, cosa dipingerai? Uno dei tuoi quadri, artista? No, farò di meglio. Oggi andrò a dipingere le pareti. Sì. Beh, lui questo non lo sa e si arrabbierebbe tantissimo se glielo dicessi. Però secondo me è un'idea geniale, non abbiamo mai fatto nulla di così pazzo. E ovviamente noi che stiamo in me contro te e abbiamo sempre idee fuori di testa, non possiamo non farlo. Devo farlo, altrimenti mi sento incompleta. E quindi, per l'occasione, ho fatto togliere tutti i mobili che erano in questa stanza e adesso ho una tela gigantesca dove andare a fare un meraviglioso dipinto. Tutti potranno ammirare la mia arte. Beh, essendo casa nostra, soltanto io e lui. Però ho avuto un'idea geniale. Visto che lui sicuramente non appena vedrà il quadro nella parete si arrabbierà tantissimo, allora ho deciso che sarà lui il soggetto. Sarà lui che dipingerò. Così non si arrabbierà. Gli farò un bellissimo ritratto e così non appena aprirà gli occhi dirà: oh, non ci posso credere, Sofì, ma che onore essere qui nelle pareti. Nessuno mi aveva mai fatto un ritratto in una parete così grande. E allora mi abbraccerà e vivremo per sempre felici e contenti nella nostra casa artistica. E poi dobbiamo festeggiare che manca sempre meno al nostro nuovo film. Me contro del film Il mistero della scuola incantata. Avete già visto il trailer? È uscito una settimana fa sul nostro canale ed è qualcosa di epico. Nonostante io l'abbia visto 100.000 volte, continuo a guardarlo ogni volta perché voglio scoprire sempre più cose del nostro film. Non vediamo l'ora. Me contro del film dal 18 agosto al cinema. A questo punto direi di non perdere altro tempo, di dare subito il via a questa giornata strepitosa. Ma ovviamente per fare il nostro dipinto abbiamo bisogno del nostro soggetto da dipingere. Lui, andiamolo a chiamare. Non deve sospettare di nulla, non deve capire che voglio dipingere qui sulle pareti. Quindi devo essere brava a fargli capire che invece devo dipingerlo in una tela. Non so, adesso vedremo cosa mi inventerò. Intanto devo bendarlo. Andiamo. Creeper, vieni qui. Quasi, ti ho quasi trovato. Eccolo, trovato. Sofì, che stai facendo? Perché mi disturbi? Stavo combattendo contro i creeper e i zombie. Non credi sia molto divertente avere la benda? La benda? Sì, è divertentissimo, lo vuoi fare anche tu. Va bene, va bene, non voglio la benda. No, che benda? Se proprio insisti, per me la puoi mettere. Perché devo avere la benda? Oggi è il tuo grande giorno. In che senso è il mio grande giorno? Sofì, già mi preoccupi. Quando organizzi qualcosa, per me c'è sempre sotto qualcosa. E sinceramente non c'ho proprio voglia. Oggi mi stavo rilassando a giocare a Minecraft nella vita vera. Tu non hai capito. Oggi un grandissimo artista internazionale, un pittore famosissimo, ha deciso di dipingere te. Non una pianta, non un animale, non un paesaggio, ma dipingere lui. Sarai il soggetto dell'arte. Ma di che cavolo stai parlando? Ma chi sarebbe quest'artista famosissimo? La grandissima Sophie Delarue. Sophie Delarue. Sophie, siamo solo noi due in questa casa. Io penso tanto che l'artista famosissima sia tu. E lo sappiamo tutti che non sai dipingere. Ma grazie, Louis. Sono felice che tu l'abbia capito. Sono un'artista famosissima e oggi ti dipingerò. Ma sei felice? Non sono felicissimo. Sinceramente non ho proprio voglia di stare lì fermo impalato un'ora a farmi fare un ritratto. Quindi puoi pure andare via e portarti via la benda. Vabbè, vorrà dire che dipingerò qualcun altro. Alla fine io volevo farti un bellissimo ritratto. Volevo dipingerti nelle vesti di un cavaliere glorioso sopra un cavallo bianco di Napoleone. E quindi tu con tutta l'armatura, dopo grandi vittorie, potente in alto. Ci sarebbe anche il castello tipo di Disneyland dietro? Sì, assolutamente. Tanti castelli, immensità di prato e poi un cielo azzurro con un grande arcobaleno, gli uccellini e anche dei cagnolini per terra. E perché no? Il cavallo non un cavallo, in realtà. Faremo un unicorno con le ali che volerà. Ma al posto dell'unicorno possiamo fare un motocross? Può darsi. Ok, va bene, guarda, ci ho ripensato, ci sto. Voglio fare...
voglio fare il dipinto, quindi mi metto la benda. Ok, sono pronto. Fammi il ritratto, grazie. Dove si va? Andiamo, sì, vieni qui, vieni qui. Vieni con me. Ottimo, ottimo. Eccoci qua. Siamo proprio nella stanza dove avverrà la magia, davanti la tela. Benissimo, e io che devo fare? Devi stare qui, fermo, immobile, in una posizione gloriosa. Hai vinto. Ok. Sì, vinto, vittoria, ce l'abbiamo fatta. E quindi è tutto pronto, stai fermo. Ne verrà fuori un capolavoro, ui ui. Prima di tutto un bravo artista sceglie i colori. E quindi vado a mettere il primo colore qui. Ok, un po' di rosa. E poi ci vuole il bianco per sfumare. Poi ancora un po' di verde per fare il prato, il bosco con tutti gli alberi. E il blu per fare il cielo nel blu, dipinto di blu. Le mani, mi sto sporcando. Ok, e voilà. Infine mettiamo il giallo per fare la maglietta. Adesso che abbiamo tutti i nostri colori posizionati nella tavolozza, possiamo andare a dipingere. Ok, io sono nella posizione corretta. Dove sei finita, Sofì? Sì, stai fermo. Io sto per iniziare, ci vorrà un po'. Quindi concentrati, rilassati. Spero che tu abbia un po' di pazienza. Ok, ce l'ho la pazienza. Forse. Iniziamo dal fare la faccia di lui. Lui ha una faccia un po' così, come ormai tutti sappiamo. Au! La 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 la. E poi ha il ciuffo. Non avendo il nero, lo facciamo blu. E come sapete il ciuffo blu? No, no, ma è arte, è tutta arte. Ma io non ho i capelli blu, ho sentito che hai detto il ciuffo blu. No, no, ho sentito male. Dopodiché facciamo gli occhi. Ok. Come li stai facendo gli occhi? Come ce li hai per davvero? Quindi castano e grandi? Sì, sì, con tutte le ciglia. Ah, che bello, non vedo l'ora di vederlo. Sono super emozionato. Mi raccomando però, disegnami come un eroe, devo essere bellissimo. Sì, sì. Guarda, io ti sto dipingendo come esattamente sei in questo momento. E quindi adesso andiamo a fare l'abbigliamento. Una bella maglia gialla. Ok, mi piace la maglietta gialla. Sì, 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 sì. Stupenda! Verrà veramente incredibile. Questo pennello è veramente stupendo, è gigantesco e mi aiuta a essere veloce. Infatti non devo star lì a fare proprio tutti i dettagli, ma è facilissimo dipingere così. Ma almeno stai facendo un ritratto grande, cioè io mi immagino qualcosa di gigantesco, grande quanto una parete. Beh, sì, è gigantesco, è molto bello, vedrai. Continuiamo con l'abbigliamento, con la corazza. Mi stai disegnando un'armatura come si deve? Davvero guerriero? Sì, sì, davvero guerriero. E che colore la stai facendo? Poi vedrai, lui deve essere una sorpresa. Adesso io sto dipingendo ed è molto difficile perché devo concentrarmi. E quindi tu non puoi vedere niente. Appena io finirò di dipingere te lo dirò e tu potrai vedere. Ok, però io mi sto un po' annoiando. E non c'erano dubbi. Tu ti annoi sempre quando devi stare fermo. Però in questo momento devi stare un po' fermo e farti soltanto guardare, perché io devo dipingerti. E quando si fa i modelli per i pittori famosi bisogna stare immobili. Oh, ragazzi, che noia. Mi sto proprio annoiando. Ma ci vorrà ancora molto? No, no, quasi terminato. Ok, io non vedo proprio nulla qui. Non so neanche dove sei finita. Lui, sono qua, però non mi devi parlare, perché io mi devo concentrare, come te lo devo dire? Non si parla all'artista, altrimenti lo disturbi. Ti sto facendo le braccia gloriose, con i muscoli. Adesso faccio l'altra mano. Mi sono dimenticata di farti la bocca. Ecco qua. Sorridente. E a questo punto andiamo a fare tutte le altre cose che mi hai richiesto. E quindi, il prato. Oh, che bello, sarò super emozionato. Non vedo l'ora di vedermi. Sarà bellissimo. Poi questo dipinto, non so dove metterlo, perché lo potrei appendere o nella mia stanzetta o anche nella stanzetta di Chico, dove facciamo i video. Non lo so. Beh, appenderlo sarà un po' complicato, perché sai, è molto grande. Ma io vado avanti, faccio il castello. Poi vedrai con i tuoi occhi. Al momento non ti rendi conto delle dimensioni, ovviamente. E vabbè, qualunque siano le dimensioni, io lo prenderò e lo metterò nella stanza più bella della casa. Lo appenderò per come si deve. Bisogna dare il giusto spazio a una vera opera d'arte. Sì, sì,
Infatti, fare il castello è un po' complicato, eh. Non avevo mai disegnato un castello. Forse qua ci va la bandierina. Però è molto molto bello. Poi vedrai con i tuoi occhi. Ecco qui gli ultimi ritocchi. Adesso facciamo il motocross. Ma il castello è venuto bene, è venuto un gran castello. Bellissimo, con due punte. E adesso voglio il super motocross. Sì, sì, lo avrai. Voi ragazzi lo sapete che io ho Crossi, un super motocross che adoro portare. E non vedo l'ora di vedere il dipinto con me e Crossi insieme. Che facciamo motocross e voliamo giù per le montagne, sospesi per aria. Sarà bellissimo. Certo che Sofì, dipingere un motocross non deve essere semplice, perché è pieno di particolari. Tu l'hai fatto bene. Lo sto facendo perfettamente. Guarda che non è facile. Infatti non sapevo neanche che colore farlo. Ho dovuto cercare delle sfumature di colore che più si avvicinassero a Crossi. E non è stato fatto semplice. Però adesso devo andare a fare il cielo, dove c'è il castello, come promesso. Facciamo un bel cielo. Ok, mi raccomando, un bel cielo azzurro. Voglio proprio quel colore come azzurro acqua. Azzurro acqua blu. Blu, acqua, l'acqua blu. Cioè, l'acqua è di tanti colori. Anche un po' marrone, quindi... Come? Ma come marrone? Niente, non ti preoccupare, devo fare il sole, perché ovviamente questo dipinto è stato fatto durante una giornata di sole. E quindi a questo punto lo facciamo qui. Oggi infatti c'è tantissimo sole, quindi ci deve essere un sole gigantesco, deve essere enorme, così come è grande la tela. Sì, più o meno. A questo punto non mi resta che fare una bella firma dell'artista. Sofì, ecco qua. Ok, ma adesso posso guardare? Non ancora, un attimo. Sono pronto, posso togliere la benda? Te la tolgo io, te la tolgo io. Vado. Uno, vai. Che ne pensi? Ma è uno schifo. Ma dove, ma cosa hai fatto? Ma veramente schifo, cioè non c'ha proprio senso. Allora, ho i capelli blu, io non ho i capelli blu. E poi mi hai disegnato con la benda. Ma la benda la dovevi togliere, cioè non è che mi dovevi disegnare con la benda. Ma un vero artista è fedele a quello che vede. Deve disegnare il modello. Tu eri lì con la benda e la maglietta gialla e i jeans e io ti ho fatto così. E l'armatura, che farmi glorioso e muscoloso. Ma i muscoli dove sono? Qui c'ho un braccino mignone. Guardate che piccolo, è più fino di quello che c'ho nella realtà. E poi le mani, queste me le chiami mani, sono dei pugni, non lo so, dei cerchi gloriosi. No, no, e poi mi hai fatto tutto gambe, cioè tutto gambe, perché ho le gambe lunghissime e mi mancano i piedi. Non ho i piedi. Per quanto riguarda le scarpe, posso spiegare. Tu in questo momento hai le scarpe bianche. E anche sul dipinto sono bianche. E che non si vedono perché il muro è bianco e quindi sembra che non ce le hai. L'artista pensa a tutto. Ok, va bene, lasciamo stare le scarpe. Ma poi che posizione è? Esatto. Secondo te questa è la posizione gloriosa? E tu hai rimessa così? Sofì, non mi fai arrabbiare, perché poi ti ho detto di disegnarmi con Crossi, ma sopra Crossi. Non che lo tengo in mano, ma cos'è? Un motocross mignon, è così un motocross. Non avevi specificato. Ma come no? Poi ti avevo chiesto il castello di Disneyland. Questo sembra più un circo, il tendone di un circo. Lui così non va bene. Non solo ti ho fatto un dipinto gratis, l'artista ha dipinto te. Ma pure tu adesso mi critichi? L'arte non si critica, l'arte è arte. L'arte è lo sfogo dell'anima. Io ho dipinto quello che sentivo. In quel momento sentivo di disegnare il motocross così e il castello. Che c'è di sbagliato? Guarda Sofì, te lo devi fare dire, questo disegno fa proprio schifo. Non è per niente somigliante alla realtà. Fammi togliere sto foglio schifoso che lo butto. Ma il foglio? Quale foglio? Non hai messo qui nella parete un foglio? Cioè, hai disegnato sul muro? Sì. Ma che cosa stai dicendo? Ma cosa hai fatto? Ma sei impazzita? Hai dipinto sul muro? Hai sporcato il muro di casa? Cioè, con questa schifezza, quindi questa schifezza sarà per sempre a casa nostra. Per sempre. Amico, come va? Ma che schifo, cioè io tutte le mattine vedrò questo disegno.
qui. Di te è glorioso. Che fai? Ehi, un motocross. Scherzetto! Lui, ti è piaciuto? Ma che scherzo è, Sofì? Hai distrutto un muro di casa. Ma ci sei tu. Ma non mi interessa che ci sono io. A parte che sono io bruttissima, quindi... Ma dai, calmati, siamo ragazzi, si ride. Sofì, questa me la pagherai, capito? Me la pagherai con uno scherzo degli scherzi. Sì, 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 vedremo. Ma comunque, ragazzi, speriamo che oggi siete riusciti a salvarmi un sorriso. E adesso cliccate davanti a lui per vedere un altro video divertentissimo. Mentre davanti a Sofì per vedere i video di ieri. Noi vi mandiamo un bacio e un abbraccio e ci vediamo domani con una nuovissima avventura. Ciao! Ciao.